È una tarda serata, direi molto impegnativa, l'avete anche raccontata dai vostri teleschermi, con prima l'entroterra di Genova, Torriglia in particolare, che è stato colpito, diciamo, nella prima parte dell'allerta arancione intorno alle 21, poi in prefrontale si è spostato via via, prima sul Golfo Paradiso, poi sul Golfo del Tiguglio. Parliamo di oltre 100 mm di pioggia che è caduta in meno di un'ora, con i colatori minori, i canali che attraversano le cittadine, sia costiere che del nostro entroterra, che si sono gonfiati in poco meno di mezz'ora e che hanno dato delle risposte molto importanti, ovviamente anche con dei disagi diffusi, fortunatamente senza alcun episodio esondativo di, diciamo, gravità importante, ma con tante situazioni che abbiamo dovuto anche raccontare, oltre che con gli interventi dei vigili del fuoco, e che oggi vedranno ancora impegnati i sindaci nel passaggio di questo fronte, che invece sta attraversando da poco, diciamo, il centro levante della nostra regione, dopo essere partito da Ponente questa mattina, e che attraverserà tutta la regione, quindi anche nelle zone dove ieri notte, piuttosto che nell'allerta precedente, è già piovuto in maniera importante, quindi con delle risposte idrologiche che possono avvenire in ancor meno tempo di quanto non è stato già veloce, diciamo, nella serata di ieri. E quindi da qui una attenzione che deve continuare. I nostri previsori sono al lavoro per capire se l'allerta sta dentro, diciamo, i limiti anche temporali che abbiamo dato con l'avviso di ieri, o se invece c'è bisogno di qualche ritocco. Io penso che qualcosina avverrà al rialzo, nel senso del prolungamento dei tempi per la giornata di oggi, perché il fronte sta passando un pochino più lento di quella che era la previsione di ieri.